Mentalità da vittima e vampiri di energia. Questi due argomenti sembrerebbero distanti e non correlabili, però capirete mentre ne parlo che sono abbastanza vicini come tipo di argomento, appunto. Quindi, ho già parlato altre volte della mentalità da vittima, che fondamentalmente si può sintetizzare in un trovare sempre un colpevole o trovare scuse quando le cose non vanno come uno vorrebbe, ma non è tanto come uno vorrebbe, è quanto l'incapacità di agire fondamentalmente, perché, come detto altre volte, le persone trovano un colpevole e quando non trovano un colpevole trovano delle scuse per giustificare la loro situazione presente, ma questo è dovuto al fatto che le persone che pensano in questa maniera non agiscono, non fanno niente per migliorare la propria situazione, perché fondamentalmente è più comodo, è più facile non fare niente piuttosto che fare. E quindi, dal momento che o sono pigri, o non hanno forza di volontà, o non hanno obiettivi chiari e concreti, è molto più facile giustificarsi involontariamente, giustificare la propria mancanza di iniziativa e mancanza di azione, scaricando tutta la responsabilità su una persona, su una situazione, su una serie di eventi o trovando una scusa. Esempi pratici: non trovo lavoro perché c'è la crisi, per dire, oppure come sta succedendo negli Stati Uniti, i neri sono oppressi per colpa dell'uomo bianco o le donne che ce l'hanno col patriarcato, queste sono colpe proprio. Oppure delle scuse possono essere tipo: oggi devo andare in giro a portare curriculum ma sta piovendo, oppure dovevo allenarmi, ma ho avuto da fare, quindi colpe e scuse per giustificare l'inazione, la mancanza di un'azione concreta nei confronti di quello che si vuole. E quindi molta gente marcia con questi scudi, lo scudo della colpa altrui e lo scudo delle scuse, praticamente per tutta la vita. E poi sentirete sempre quei classici: mai una gioia, la mia solita sfiga, la mia sfortuna, quello è fortunato. La gente fondamentalmente, non tutta, queste persone di cui parlo, sintetizzano tutto in un è colpa di quello, è colpa di quell'altro, trovano una scusa e poi attribuiscono le fortune altrui. Non mi piace dire fortune, attribuiscono i successi, gli averi materiali e non delle altre persone a fortuna, oppure nel proprio caso sfortuna. Tutto si limita a questo, ma capirete, come ho detto, che è una mentalità da falliti ed è una semplice via di fuga, anziché una via per l'ottenimento e il raggiungimento di quello che si vuole, perché, come detto, è troppo facile trovare colpevoli e scusanti. Quindi questa è la classica mentalità da vittima, anche se uno non è una vittima, anche se uno non gli è successo niente di grave, ma basta semplicemente dare la colpa a qualcuno per comportarsi da vittima. E penso che anche quando davvero una persona sia vittima di qualche evento sfortunato, non debba crogiolarsi in questo vittimismo, ma cercare di agire per migliorare la propria condizione. Quindi penso che uno possa lamentarsi se viene investito sulle strisce pedonali, per dire, oppure se, che ne so, si è vittima di stupro, cioè cose che davvero vanno al di là delle nostre capacità.
quando succede qualcosa al di là delle nostre capacità, delle nostre possibilità, della nostra razionalità, allora sì, possiamo dire che è giusto che uno si possa lamentare, è giusto che ci siano dei colpevoli, è giusto poter dare la colpa a qualcuno fino a un certo punto, perché penso che queste siano situazioni momentanee e penso che l'azione in generale, in qualsiasi modo la si voglia intendere, sia lo spirito con il quale una persona debba vivere la sua vita, non in balia degli eventi, non in balia delle colpe, delle scuse degli altri, nei confronti degli altri, ma facendo quello che vogliamo per la nostra vita, per raggiungere i nostri obiettivi e per vivere bene, secondo quello che è il nostro ideale di vita. Poi, chiaramente, collegando a questo discorso c'è il discorso dei vampiri di energia, che sono in genere persone di questo tipo, che quando li vedete ogni volta, sicuramente ne conoscete anche voi, non fanno altro che dire la mia solita sfiga, ma è una gioia, non mi va mai bene niente, sono sfortunato. Mi è successo questo, ogni volta questa persona gli succede sempre qualcosa. Sicuramente ne conoscete anche voi. Vivono in un dramma costante. Vivono come se fossero vittime di un complotto architettato da qualsiasi persona incontrino nelle loro vite. Ogni cosa che gli succede è un dramma, ogni cosa è grave e incontrano solo persone che tolgono a loro, che sembra vogliano mettere i bastoni fra le ruote e rendere la loro vita impossibile. E questo non sarebbe un problema per quanto riguarda noi, si intende. Diventa un problema quando noi ci relazioniamo con queste persone, perché, come detto, sono vampiri di energia, perché certe persone, prese a piccole dosi, se sono fatte così, ci lasciano più o meno ininfluenti, perché ci sta sentire un amico, ci sta volerlo aiutare, un amico, una fidanzata, un parente, quello che volete, ogni tanto ci sta. Il problema sta quando questi vampiri di energia sono una presenza costante nelle nostre vite e noi ci ritroviamo costantemente a dover sentire certi discorsi che ci drenano di energia, per quello sono vampiri di energia, perché a un certo punto, oltre a non saperli aiutare e a non poterli aiutare, perché sono problemi al di là delle nostre possibilità, e spesso non sono neanche problemi, è uno stato mentale di queste persone, uno stato mentale da vittima, oltre a non poterli aiutare, possiamo ascoltarli, magari cercare di farli vedere le cose da un altro punto di vista, ma alla lunga diventa un cane che si morde la coda, perché la mentalità di certe persone, un po' come la mentalità di tutti, anche io ho una mentalità di un certo tipo, però questa mentalità da vittima, questo essere un vampiro di energia, non può essere estirpato così facilmente se non con un lavoro dell'altra persona su se stessa. Quindi io dico sempre che non si possono svegliare le persone si devono svegliare da sole, quindi con certe persone è inutile fare troppi discorsi di questo tipo, è inutile cercare di convincerli di qualcosa, è inutile anche averci troppo a che fare, perché a un certo punto ne va della nostra salute mentale, della nostra energia, del nostro volerci bene, perché se avete capito quello di cui sto parlando, capirete. Quando ci si ritrova costantemente con certe persone, ci sentiamo stanchi proprio. Io mi è capitato in passato di sentirmi stanco, proprio mentalmente, come se avessi fatto uno sforzo, perché non c'è modo di cavarne un ragno dal buco. È un circolo vizioso, un cane che si morde la coda.
E per quanto uno possa ascoltare queste persone, sentirà sempre le stesse cose, che è la mia sfiga, che sembra che qualcuno ce l'abbia con loro, sembra che ci sia un piano per mettergli i bastoni tra le ruote. E alla fine basta pensare come sono queste persone. Sono persone di successo, qualsiasi significato vogliate attribuire alla parola successo, sono persone che hanno una vita soddisfacente. Sono persone che hanno un lavoro, che hanno delle relazioni soddisfacenti, sono persone positive o negative. Il più delle volte sono un agglomerato di negatività, di situazioni non positive, sono un insieme di sfighe, come le chiamano loro, che non sono sfighe, sono nella maggior parte dei casi situazioni quotidiane che toccano tutti e non hanno niente davvero di grave per cui potersi lamentare. Come detto, se uno viene investito sulle strisce, se uno viene stuprato, se uno è vittima di qualche evento davvero grave e nocivo, è un conto. Un'altra cosa se ci si lamenta di cavolate. Poi chiaramente non è che io sia sempre di buon umore, non mi lamenti e non faccio altro, però riconosco queste cose e cerco di lavorare su queste cose qua. E la mentalità da vittima si manifesta anche in altri modi. Nell'invidia nei confronti degli altri, nell'invidia di chi ha, nella giustificazione delle fortune altrui, come ho detto prima, non mi piace dire fortune, nei successi, raggiungimenti altrui, come pura invidia e botte di culo, perché quante volte sentite dire beato, beato lui che ha questo, beato lui che ha questo e quell'altro. E tutto per queste persone è minimizzato a botte di culo degli altri, non lavoro, non azione, non impegno nei confronti di quello che si vuole, ma semplicemente botte di culo e botte di sfiga. Chiaramente le botte di culo spettano agli altri, le botte di sfiga spettano alle persone che hanno questa mentalità. Quindi fatemi sapere un po' che ne pensate di questo ragionamento sulla mentalità da vittima, sui vampiri di energia, sulle botte di culo e botte di sfiga. Scrivetemi se avete argomenti per video interessanti da elaborare. E come sempre, se volete fare una donazione, le donazioni sono ben accette in base a quanto valore date a queste informazioni. Buona!